Mi si mettono! Yeah. Oggi proverò a fare un vlog. Vediamo come viene. È la prima volta che lo faccio e cominciamo con una giornata speciale. Ci sono andato a chiamare il mio personal training. Sì, perché qua bisogna... Oggi parleremo di obiettivi. Sì, perché nella vita bisogna mettersi degli obiettivi. Io quest'anno me ne sono messi tanti, che piano piano ve li racconterò, perché se no non si conclude niente, non si va avanti. Sì? Ciao! Siamo pronti? Siamo pronti! Siamo pronti? Sì! Ma ora mi ha dato una droga! Ah, che sei? Cos'è? Che mi hai dato? Gocce di oli essenziali della giornata. Oli essenziali, balsamici che probabilmente che staffano tutto. Allora Manuel, oggi tu sei il mio personal training. Quando è stata l'ultima volta che siamo andati a correre? Un anno fa? Tantissimo. Un anno fa siamo andati a correre. Io devo fare un po' di movimento perché sto sempre seduto purtroppo. E quindi ieri ho chiamato Emanuele, ho detto Emanuele, domattina sport! Sport. Ah, qui bisognerebbe farlo tutti i giorni, però il tempo permettendo. Questo è un obiettivo, oggi parleremo di obiettivi. Poi magari tu ci racconti che obiettivi ti sei fatto, ti sei messo nella vita, cosa hai fatto. Sì. Sicuramente fisico o sport, perché si vede. Perché si vede proprio. Anche a me piacerebbe avere un fisico. Io ho la panzetta. Mi piacerebbe avere un... No, un culturista, ma è una cosa normale, non esagerata. Io quest'anno mi sono messo una marea di obiettivi. Sì. Perché gli altri anni mi sono lasciato un po', non sapevo che fare, stavo così, cioè tutto no, non è possibile, sembra che stavo a perdere tempo, non sapevo che fare. Allora ho detto no, mi devo mettere degli obiettivi e portarli avanti. Tutti noi dobbiamo fare così, ci dobbiamo mettere degli obiettivi e portarli avanti. Perché se no poi dopo uno perde tempo. Poi gli obiettivi non è detto che devono essere grandi o piccoli, tutto servono, quelli piccoli giornalieri e quelli a lungo termine che possono durare un anno, due anni. Oggi è un piccolo obiettivo, cioè quello di andare a fare sport. Quindi voi nella vita vi mettete obiettivi più grandi, più lunghi e più piccoli, servono un po' tutti, ecco. Poi dopo, quando non li raggiungi, li potete anche scrivere. Io me li sono tenuti qui e tutti qui a mente scritti. Poi voi li scrivete, se non ve li ricordate. Poi quando ne finite uno, ne scrivete un altro. Ok, siamo sulla pista ciclabile e possiamo cominciare. Riscaldamento, cominciamo piano. Sì. Cominciamo perché io stasera starò a tocchi, lo so. Acido lattico, domani acido lattico fino a qua. Primo errore da principiante, mi sono vestito troppo pesante. Leggeri, bisogna vestirsi leggeri. Sì, cioè. Per la corsa. Vabbè, che siamo a primavera. Possibilmente fatto... magliette traspiranti. Traspiranti, no cotone, perché cotone poi si congela addosso. Sì, sudi e ti rimane addosso. Io sto morendo. Cioè, proprio stamattina sono vestito malissimo, ci ho preso cotone nera che tira ancora più il caldo. Oh, stamattina faceva freddo, ragazzi. Io faceva freddo stamattina, quindi io... Mi sono vestito lungo, guarda! Un chilometro già sopporto. Tu quanto tempo è che ti sei messo a fare sport? Tu beh, oddio, sono un po' tanni, sì. Diciamo che da quando ho 16 anni, però la corsa l'ho da poco, da 4-5 anni. Vabbè, adesso noi non facciamo solo corsa, ci fermiamo anche a fare un po' di esercizi, no? Corpo libero, sono quelli che preferisco. I migliori per sviluppare il fisico sano, come si dice. Quale? Quello con i muscoli definiti, non troppo esagerati, bombati. Insomma, diciamo i muscoli alla Rocky, quelli definiti, come si dice, alla Bruce Lee, cioè quei muscoli, come si chiamano, di aiuti o di pesi estremi, o vabbè, a parte le sostanze, naturali, esercizi che usi solo il tuo corpo. Comunque tutti esercizi naturali, sì, senza, senza pesi, sollecitamento sulla schiena, senza anabolizzanti. No, anabolizzanti
Allora, se parliamo degli esercizi, come cominciamo per me? Io che sto all'inizio, mai fatti, sì, in vita mia, l'altro anno. Possiamo cominciare con un allenamento per i tricipiti, ai due muretti qui. Vai, facci vedere. Cominciamo con qua prima, il movimento, schiena, diciamo, sta leggermente seduto, gomiti relativamente stretti, faccio vedere un po' la V, questa. È la V, se c'avete questa siete dei macio. Me vuole far morire subito. Quanti ne devo fare? È minimo 20, 15-20. Quante serie? 4 da 15 teoricamente. 4 da 15? Quindi... vabbè, io me lo sono messo come obiettivo, me lo fa due muscoli, quindi per forza, facciamoli per forza, anche voi a casa andate a fare degli esercizi. Quindi facciamo 4 serie di tricipiti. Facciamo stare all'inizio, fare da 10, questo da 15, questo è matto. Diciamo è il contrario della flessione, il movimento contrario opposto della flessione. Lavora al contrario, lavora il dorso e il bicipite. Voi a casa non lo fate, che vi fate male. Ya, farò mai. L'importante è tenere la schiena dritta. Alzarsi con le braccia. E tieni su con le braccia perché stiamo a fare i bicipiti. Ah, così, sì, per il bicipite è così. Che cazzo c'è? Vedi che c'è niente, c'è. Ecco, riflesso di pagnotta. Vai, facciamo pure questi! Porca puttana! Faccio vedere la differenza. Io faccio questo. Ah, sto morendo. Aglio, porca puttana. Ma dai, guarda qua. Guarda che calli. Le mani devastate. Ah! Allora, noi quanto tempo è che ci conosciamo? Dalle medie. Stavamo a scuola insieme, ragazzi. Bello, quindi bello. Da quando abbiamo 11 anni. 10, 11 anni. Sì. È carina la cosa perché uno, l'altro sono spariti tutti, boh. Non si sa che fine hanno fatto. Te volevo chiedere. Sì. Gli obiettivi, che ne pensi tu degli obiettivi, se ne hai presi? Sì, fisicamente è importante, me ne sono dato uno importante e siccome io ero magrissimo, ti ricordi, ero proprio pelle e ossa, pelle e ossa. Cioè, io confronto proprio... ero un culturista, mi confrontavano me. C'avevo le spalle, arrivano qui veramente proprio non c'avevo le spalle, vi giuro, ma se trovo una foto ve la faccio vedere. Assurdo, magrissimo. Allora dico non è possibile, lo sviluppa un po' di muscoli, allora mi sono dato questo obiettivo di fare all'inizio palestra con i pesi, però notavo che... Sì, mi ricordo, andavo, sono venuto io in palestra, poi sono durato un mese e poi dopo ho abbandonato. Mentre io ho continuato, ho fatto dei periodi, però poi alla lunga ho smesso anche lì, perché è stato molto buono all'inizio per darmi la struttura fisica, però notavo che alla lunga dava dei fastidi alla schiena, troppo peso. Allora ho lasciato stare, ho cominciato gli esercizi a corpo libero, un po' nelle ville, un po' in giro, trovi una sbarra, due parallele, le flessioni. Una sbarra sull'autobus. Anche sull'auto, sulle metro. Sulla metropolitana. Quando non c'è nessuno. E alla lunga ho sviluppato moltissimo la schiena e il dorso, mi sono dato questo obiettivo di sviluppare i muscoli e definirli. Beh sì, il risultato c'è stato. Che poi senti, tu sull'alimentazione c'hai avuto una cosa particolare. Sì, c'ho avuto dei problemi, ho avuto il glutine, i latticini, ho dovuto eliminare per parecchio tempo. Hai avuto che significa? Che... Beh, ce l'ho ancora teoricamente. Che c'è l'allergia, intolleranza. Intolleranza grave, appena li prendo sto male fisicamente, di corpo. Bene, quindi hai capito che era sta cosa, quindi
risotto. Tu sei stato, per quanto tempo sei stato solo a verdura? No, a frutta e verdura. Sì, per un bel periodo lungo. Mangiava solo frutta e verdura. E semi, diciamo, noci, legumi. E noci, legumi. E poco altro. I cereali li avevo levati tutti proprio, perché fino a qualche anno fa questi cereali particolari che ci sono adesso senza glutine, c'era solo il riso, il mais. Siccome non ero un grande amante, mi dava fastidio pure il riso prima e avevo levato tutto. Ora diciamo, c'è il miglio, il grano saraceno, integrato altri, la quinoa, altri tipi di cereali. È andata bene perché ti sei disintossicato. Sì, però c'hai dei momenti che stavi un po' molto giù, oppure dei momenti che necessitavi di mangiare tanto, facendo tanto sport, quindi spizzichi sempre perché frutta, tu, nonostante tutto, facevi pure sport. Quindi qua mangiavi 10 kg di frutta al giorno. Praticamente sì. Niente, sì. Il che non andava bene, poi ho riequilibrato l'alimentazione, ora sto meglio, insomma, rimangio tutto, tranne il glutine e i latticini, perché... L'alimentazione è molto importante, tanti non lo rendono conto, per dire, pure io so tanti anni che mangio poca carne, la carne è un macello, la carne è un macello, non è sana, non è buona come una volta, ne mangio poco, io sono più molto pasta asciuttaro e proprio tanto, il pranzo e cena pasta asciutta e verdura, sempre prima verdure. L'alimentazione è importantissima, praticamente prima di mangiare bisogna cominciare sempre con le verdure, insalata, cicoria, i broccoli, tutte verdure ripassate, non ovviamente se la fai ripassata non la vedi in pid d'olio, se no diciamo, che cambia niente. Il consiglio principale è iniziare sempre col cibo crudo prima, se tu puoi, che ne so, crudo, non cotto, certo. Una mela, invece di mangiarla a fine pasto la mangi all'inizio, poi te mangi l'insalata, per dire. La mela la danno i dietologhi per saziare, perché se tu le mangi due mele, una due mele prima di mangiare, poi dopo mangi, quando arrivi a pranzo, prima di mangiare, cioè ti riempi subito, sei pieno, perché la mela effettivamente gonfia. Poi è brutto è che dopo, quando quando digerisci la mela, c'hai più fame, perché ho stomaco, dicevo, guarda che m'hai fregato, non mi ci ha messo niente dentro. M'hai fregato. Allora dopo, se ti viene fame, te rimangi un'altra mela, rioppi lo stomaco, così te la metti e mo te mando un'altra mela. Ovviamente se noi prendiamo come abitudine queste cose, cioè mangiare sempre prima le verdure, a fare prima di pasti, è buono. Meglio. A merenda, a merenda, a colazione, frutta. Diciamo lontana dai pasti è migliore, perché non va a interferire con la digestione delle proteine, degli amidi, perché lo zucchero semplice e la frutta si digerisce a breve, quindi si lega con altri cibi, la proteina. Fa prima. A fine pasto e fermenta insieme ad essi, quindi si crea l'aria, si creano dei fastidi. Che poi queste cose, cioè, non è che Emanuele ha studiato, abbiamo studiato più o meno, uno si è informato, un po' di qua, un po' di là, gli addominali. Ma chi l'ha inventato gli addominali, dico io? Ma perché? Ma sti muscoli? Ma è uscito fuori sto muscolo? Assurdo, gli addominali, io penso che non ci avrò mai vitamine, io panza. Non ve la faccio vedere. Io non li sviluppo. Forse già la farò vedere, ma. Per sviluppare gli addominali diverse. Magro e fa 100 addominali tutti i giorni. Sì, pure di più. Alcuni pure 1000 ne fanno, penso. 1000. Tra alti e bassi. Ne ho fatti 3, stavo a morire, stavo. Io non ce la fanno. Ma... Voi se avete addominali siete fortunati, siete dei grandi. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto, che abbiamo detto delle cose interessanti. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, ci vediamo alla prossima, bye ragazzi, ciao!